Nella notte fra il 23 e il 24 agosto 1986 ci fu un gravissimo incidente stradale che coinvolse due famiglie di Savona. L'incidente avvenne sul viadotto Stura di Demonte, a 3 km dall'uscita di Fossano, dopo l'una di notte. Le vittime erano di ritorno a Savona da una settimana di vacanza trascorsa ad Ortisei. Le due famiglie erano migliori amici e trascorrevano spesso le vacanze insieme in montagna. L'automobile Volvo era guidata dal proprietario Ivo Cioncolini. Con lui c'erano la moglie Francesca Brazzino ed il figlio Alberto. Insieme a loro c'erano Bruno Fresia, la moglie Maria Bruna Cavallo ed il figlio Andrea. Dai rilievi della polizia stradale risulta che l'auto procedeva a fortissima velocità, 140 km all'ora, e il volo è stato di circa 70 metri. Una preghiera per queste due famiglie distrutte da questo terribile incidente.